guardi, i dati ci mostrano che malgrado una crisi la cui profondità e intensità tutti conosciamo, il risparmio in questi 5-6 anni ha tenuto, gli italiani continuano ad essere tra le popolazioni con le famiglie più ricche del pianeta, questo malgrado una crisi così forte, e questo evidentemente è il risultato da una parte di un approccio che è stato sobrio, attento da parte dei risparmiatori, ma crediamo anche di una grande attenzione e prudenza che il settore dell'intermediazione finanziaria ha avuto proprio nel supportare i risparmiatori in questo periodo. Senta, ecco, un altro risultato importante è che le attività finanziarie nel 2012 hanno continuato ad apprezzarsi e sono ritornati a livelli pre-crisi, prima del 2007. Come mai questo recupero importante? Di mezzo c'è stata la crisi più forte del dopoguerra, la crollo di Lehman Brothers, un double dip con la crisi del debito. Ma guardi, il recupero 2012 credo vada anche molto imputato forse a quello che era stato il crollo francamente esagerato visto nell'anno precedente, legato ai timori di un possibile caduta dell'Eurozona. Timori esagerati erano quelli, hanno portato ad una correzione esagerata. Nel 2012 si è avuto una sorta di rimbalzo che ha normalizzato le quotazioni in qualche modo. Ha sottolineato come sia importante ora per il risparmiatore, per avere maggiori rendimenti, diversificare il rischio anche contribuendo alla crescita delle imprese in seconda battuta del paese. A che punto è il mercato dei mini bond e cosa fa Unicredit attraverso il paese? Ma dunque, il mercato dei mini bond è in avvio. Noi come Pioneer stiamo per lanciare un fondo dedicato appunto ai mini bond. Credo sia importante tenere presente che la crescita del mercato dei mini bond ha bisogno di una grande maturità di tutti gli operatori che vogliono partecipare a questo mercato, no? Certamente le banche, certamente i fondi, anche le imprese che vorranno emettere i mini bond dovranno impegnarsi moltissimo dal punto di vista della trasparenza, dal punto di vista della flessibilità nella gestione della finanza e dal punto di vista anche della leva finanziaria che adottano. Ieri la BCE ha annunciato la gran parte dei criteri per l'asset quality review. Come partono le banche italiane rispetto a questi dettami? Ma guardi, anzitutto credo che ieri sia una giornata importante per il fatto che in qualche modo ha marcato l'avvio del processo di Unione Bancaria Europea. Credo che questo sia veramente il grande significato in una giornata come quella di ieri, perché l'Unione Bancaria Europea è un pezzo fondamentale per ricostruire un'architettura europea di sviluppo, e l'asset quality review era proprio il primo passaggio ipotizzato. Per quanto attiene al nostro paese, si realizzerà in un contesto in cui esiste una consapevolezza anche fuori dai nostri confini che Banca d'Italia è sempre stata un regolatore particolarmente severo. Ultima domanda, poi la ringrazio. Alcuni imprenditori temono che fra sofferenze e stress test in arrivo l'erogazione dei prestiti subirà altri rallentamenti. Timori fondati? Ma guardi, credo onestamente che l'andamento del credito sarà sostanzialmente collegato a due variabili. La prima è fondamentale, la fiducia nel futuro che tutti gli operatori hanno. Tenga presente che nei passati 12 mesi, anche in un paese super liquido come la Germania, in cui i tassi sono bassissimi, la liquidità è amplissima, il credito è andato giù. Perché? Perché le aspettative verso il futuro erano aspettative molto stagnanti, quindi il tema delle aspettative, di cui poco si parla, è forse elemento cruciale nel valutare la dinamica degli aggregati creditizi futuri. La ringrazio.